questo pensiero sta alimentando una serie di attitudini razziste nei confronti delle persone che arrivano, e che loro ne dicano che si spacciano antirazzisti per antirazzisti, in realtà non è affatto così, perché guarda caso si stanno scagliando contro le persone migranti e non a favore delle persone migranti. Io sono qui a nome del movimento Diventerà Bellissima per testimoniare una vicinanza ai cittadini di Porto Empedocle, ma per testimoniare anche una vicinanza ai cittadini oggi di Porto Empedocle, ieri di Siculiana, domani qualche altra realtà che vive con difficoltà il disagio di dover fare accoglienza ma farla in una realtà che è piccola, che deve anche capire e compensare e cercare anche di rendere compatibile una presenza di immigrati con una comunità. Però noi vogliamo che ci sia un'accoglienza regolamentata, un'accoglienza serena, seria e senza speculazione, ma vogliamo anche ribadire il diritto dei cittadini di poter lavorare tranquillamente, di vivere liberamente la propria vita senza intralci e senza avere invasioni così, diciamo, di proporzioni bibliche, e non possiamo assolutamente accettare quello che succede nei vari posti. La manifestazione di oggi è un simbolo di tutta la Sicilia, non interessa solo Porto Empedocle, ma basta guardare in giro quello che succede a Caltanissetta, a Pian del Lago, dove c'è il centro più grande della Sicilia, quello che succede nell'Argentina e in tutti gli altri posti. Quindi noi siamo qui per regolamentare questa integrazione. Condivido la passione del vice sindaco di Siculiana perché questi problemi vadano risolti, e vanno risolti al di là di schieramenti ideologici. Se sono di sinistra mi va tutto bene, se sono di destra mi devo opporre e basta. No, dobbiamo vedere i problemi concreti e la soluzione più giusta per noi cittadini e per questi poveri cristi che affrontano il mare. Noi non siamo razzisti, noi siamo contro un sistema che alimenta mafie, malaffare, affarismo. Siamo per la vera accoglienza, per un'accoglienza che sia diffusa e che sia compatibile con le ragioni, le speranze e le difficoltà di un territorio.